Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto questa bellissima collanina con queste perline tutte colorate. È un progetto semplicissimo, facilissimo e anche molto veloce da realizzare ed è un progetto alla portata di tutti. Può essere un'ottima idea regalo, la potete realizzare sia più corta sia più lunga. Poi nel corso del tutorial vi darò tutte le informazioni in merito e vi darò anche tutte le misure in centimetri. È un lavoro, vi ripeto, facilissimo e occorre anche pochissimo materiale. Bene, prima di andare al tutorial andiamo prima al materiale, però prima vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook, sul mio profilo Instagram e anche su TikTok. E sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Bene, adesso andiamo all'occorrente e poi al tutorial. Allora, per realizzare la mia collana io ho utilizzato questo filato di medio spessore e delle perline. Ho utilizzato queste perline tutte colorate, che poi nel corso del tutorial vi farò sapere quante perline andrò ad utilizzare per realizzare la mia collana. Allora, il filato deve essere di uno spessore che passi attraverso la perlina. Vedete, anche le perline devono avere comunque un foro in modo tale che ci possa passare dentro il filato tranquillamente. E la stessa cosa vale per l'ago, quindi ci dobbiamo munire anche di un ago che passi attraverso la perlina, ma che abbia anche una cruna in modo tale che ci possa passare poi il cotone per andare ad infilare le perline. E ho lavorato questo mio filato con un uncinetto numero 3. Questi sono tutti, questo è l'occorrente. Adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questa carinissima collanina. Allora, iniziamo a lavorare la nostra collana infilando le perline con un ago, con la cruna un pochino più larga, questo qua. Dobbiamo fare in modo che l'ago entri nel foro delle perline, quindi vi dovete munire di un ago abbastanza sottile per il foro delle perline e che la corona sia un pochino più larga affinché ci possa passare il cotone. Allora, io già ho infilato un tot di perline, vedete? Ora vado ad infilare le mie ultime 5 perline in questo modo. Vi ripeto, il numero delle perline lo decidete voi in base a quando volete lunga la collana. Io ne ho infilate un bel po' e poi alla fine vi farò sapere quante perline ho utilizzato per realizzare la mia collana. Vi farò sapere anche la lunghezza della collana. Beh, una volta abbiamo inserito le perline, togliamo l'ago, prendiamo il nostro uncinetto e iniziamo la lavorazione. Inizio a fare il mio cappietto, mi raccomando lasciate un po' di codina in modo tale che poi alla fine possiamo andare a chiudere la nostra collana. Quindi faccio il mio cappietto. E poi vado a lavorare 2 catenelle, una e due. Lavorate le 2 catenelle, avvicino una perlina e inizio ad inserire la prima perlina in questo modo, vedete? Avvicino la perlina all'uncinetto, prendo il filo e lavoro un'altra catenella. Così abbiamo inserito la nostra prima perlina. Lavoro altre 2 catenelle, una e due, avvicino un'altra perlina e lavoro un'altra catenella inserendo anche la perlina. Così abbiamo in questo modo inserito 2 perline. Ora lavoro altre 2 catenelle, una e due,
e avvicino ora 5 perline, così avvicino le mie 5 perline e chiudo con un'altra catenella, però incastrando tutte e 5 le perline, così, in questo modo. Ora di nuovo vado a lavorare 2 catenelle, una e due. Lavorate le 2 catenelle, avvicino una perlina e lavoro una catenella, inserendo anche la perlina. Così, 2 catenelle, una e due, avvicino un'altra perlina. Faccio una catenella, di nuovo 2 catenelle, una e due, avvicino 5 perline, 1, 2, 3, 4 e 5 e chiudo con una catenella, così. E questo è il motivo che dobbiamo sempre seguire. Quindi ve lo faccio rivedere di nuovo. 2 catenelle, una e due, avvicino una perlina e lavoro una catenella. Lavoro altre 2 catenelle, una e due. Avvicino un'altra perlina e lavoro una catenella. 2 catenelle, una e due. Avvicino le 5 perline e le chiudo con una catenella. Così. Dobbiamo andarci a creare questo motivo. Quindi una lavorazione semplicissima. Non dobbiamo fare altro che lavorare sempre 2 catenelle e andiamo a incastrare una perlina. Lavoriamo 2 catenelle e andiamo ad incastrare un'altra perlina. 2 catenelle e in questo caso sulla terza volta andiamo ad incastrare 5 perline e poi iniziamo da capo, 2 catenelle, una perlina, 2 catenelle, una perlina, 2 catenelle, 5 perline. E questo lo dobbiamo ripetere per tutta la lunghezza della nostra collana. Quindi io vado avanti e magari ci vediamo un pochino prima di terminare, che vi farò sapere anche quanti centimetri misura la mia collana e quante perline ho utilizzato in tutto. Ecco che sono andata avanti e ho lavorato la mia collana per 65 centimetri. Allora, se la volete più lunga, andate avanti con la lavorazione. Se la volete più corta, vi fermate un pochino prima. E ho utilizzato in totale 114 perline. Ora, per andarla a chiudere, molto semplicemente, abbiamo inserito qui la nostra ultima perlina. Facciamo 2 catenelle, vedete, abbiamo terminato come abbiamo appunto iniziato con 2 perline. Quindi ho fatto le mie 2 catenelle, prendo la forbice e tiro il filo così. Allora, voi se la volete più, allora io ho fatto questa chiusura con il nodo perché comunque la collana è abbastanza lunga, quindi ci passa tranquillamente per metterla al collo, ci passa tranquillamente intorno alla testa. Voi se la volete più corta, magari qui potete andarci a mettere un moschettone con qualche anellino, con qualche catenina e fate la chiusura. Questa è la collana. Ora, per chiuderla, vado a fare semplicemente qualche nodino. Quindi un progetto semplicissimo, vi ripeto, che anche le bambine possono realizzare. Quindi faccio più di qualche nodo in modo tale da assicurarci bene che sia chiusa. Stringo bene, magari ne faccio qualche un altro.
così, e poi vado a tagliare le codine. E la nostra collana è terminata. Ed eccola qui che abbiamo terminato la nostra collana, quindi un progetto facilissimo, semplicissimo e anche molto veloce da realizzare. Quindi ne possiamo realizzare veramente tantissime, cambiando il colore delle perline, cambiando il colore del filato, possiamo cambiare la forma delle perline. Insomma, su questo poi dovete dare un po' sfogo, alla vostra fantasia. È un'ottima idea regalo. E dalla semplicità la possono realizzare anche le più giovani, anche le bambine. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, esservi stata utile e di avervi dato, come sempre, qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like. Lasciatemi un commento giù per farmi sapere se la collana vi è piaciuta oppure se avete l'intenzione magari di realizzarla e se la realizzate fatemi sapere se vi è piaciuta. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così sarete sempre aggiornati su nuovi tutorial e inoltre seguitemi anche sia su Facebook, su Instagram e su TikTok. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!